Commissario Preto, benvenuto a Venezia, è stata una straordinaria serata. Quali sono i suoi commenti? Una serata straordinaria. Abbiamo conosciuto esperienze di trasmissioni televisive veramente eccezionali ed è molto incoraggiante vedere come molte esperienze italiane abbiano avuto un riconoscimento. Penso all'esperienza di Sky, penso a Sky Arte, penso a una trasmissione della Rai su Mussolini. È interessante vedere come oggi in Italia riusciamo a discutere serenamente ormai anche di un passato recente che aveva creato e ha creato per molti decenni molta animosità e poca serenità. Quindi direi una serata importante questa, che ha messo in evidenza come il mondo del broadcasting sia ancora vivo, efficace, sappia appassionare il pubblico, sappia sempre offrire grandi novità, nonostante sia messo sotto pressione dagli OTT, no? Che sono i grandi rivali, ma insomma, il broadcasting si difende bene. E anche una piattaforma satellitare come Eutelsat riesce a offrire un servizio veramente di grande livello e quindi sfida, direi in maniera molto convincente e con grandi possibilità di successo, la nuova piattaforma emergente di internet. A Vicenza lei ha fatto appello allo smart installer. Ci sono le smart TV già da diverso tempo, adesso bisogna fare smart anche i broadcaster e gli operatori. Sì, direi che alcuni sono già su una buona strada e lo sono sia quelli che stanno sul satellite, come abbiamo Sky, come altri operatori che stanno già sul satellite, molti degli operatori italiani stanno già sul satellite, alcuni stanno sulla piattaforma di Sky, altri stanno sulla piattaforma di TVSat, e quindi c'è già una reattività rispetto a queste nuove tecnologie, nuovi strumenti che avanzano e molti si stanno già orientando anche sulla piattaforma internet. E poi oggi abbiamo rivisto come Sky riesca a integrare le differenti piattaforme, quindi diciamo c'è di che sperare. Senza fare partigianeria, però questo premio a Sky Arte è proprio bello, nel senso che indica che in un paese in cui la cultura è tanto e qualcuno pensa che sia anche un costo, forse c'è una terza via percorribile. La cultura in Italia, la cultura, l'arte è una delle più grandi risorse che fanno di questo paese, che danno futuro a questo paese, perché l'arte attrae turisti, attrae, e quindi e questa è un po' una miniera d'oro su cui noi siamo seduti e che magari dovremmo curare un po' meglio, una miniera d'oro sostanzialmente inesauribile, a condizione che noi facciamo quel minimo necessario per alimentarla. Commissario, buon lavoro. Prossima settimana arriva anche il nuovo commissario. Sì, arriva il nuovo commissario, speriamo si siedi già nella riunione del 28 che teniamo a Napoli, siamo molto contenti, la squadra è al completo e quindi bene così, arriva una professionalità importante di una persona che conosce bene il nostro settore e che credo darà un contributo veramente, veramente importante all'Agicom. Quindi abbiamo grandi sfide davanti a noi nel settore broadcasting, nel settore telecom, nei servizi postali, a tutela dei consumatori che ne hanno veramente bisogno, perché insomma, hanno bisogno, questi grandi colossi poi alla fine dobbiamo ogni tanto dare loro qualche segnale che devono stare un po' tranquilli e rispettare i loro clienti, e quindi c'è molto da fare, quindi benvenuto Antonio Nicita con noi.